Bentornati nel podcast di Confcommercio Vicenza. L'approfondimento sui temi di attualità e di maggiore interesse per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Buon ascolto. Buongiorno, sono Federico Miotti, fondatore di Invoice Buddy. Vi do il benvenuto a questo secondo appuntamento sul Lean Management, cioè l'arte di fare di più con meno. In questa puntata andremo a vedere cosa sono i ladri di tempo interni in particolare e quali sono le strategie per riprendere il controllo appunto del nostro tempo. Allora, i ladri di tempo sono quelle attività o quelle persone che consumano, prosciugano il nostro tempo in modo non produttivo o non necessario. È chiaro che alcuni di questi ladri di tempo non possono essere controllati da noi. Pensiamo ad esempio a quando ci capita di incappare nel traffico cittadino, oppure quando ci capita una telefonata improvvisa ma urgente a cui non possiamo assolutamente non rispondere. Quindi alcuni di questi ladri di tempo, diciamo, prescindono da noi, ma altri sono chiaramente individuabili e l'unica difficoltà è proprio quella di decidere di non voler più dipendere da loro. Li chiamiamo perciò ladri di tempo interni, cioè sono quelli determinati dalla nostra persona, dal nostro carattere, dalle nostre capacità o dalle nostre incapacità. Ad esempio, in ufficio capita spesso che per N motivi ci troviamo a interrompere più volte l'attività di cui ci stavamo occupando. Questo fa inevitabilmente perdere la concentrazione necessaria. Ci troviamo a lavorare in maniera estremamente frammentata e questo è decisamente poco produttivo. Ecco, in tale ottica è sicuramente utile e proficuo valutare lo smart working, cioè in alcuni casi lo smart working ci consente di lavorare con un'alta concentrazione, con un alto livello di efficacia, perché proprio ci troviamo meno disturbati e meno interrotti e il nostro lavoro quindi è meno frammentato. Lo smart working in questa ottica dovrebbe essere seriamente preso in considerazione sia per noi che per i nostri collaboratori. Un'altra tipica perdita di tempo, un altro ladro di tempo, è costituito dalla mancanza di obiettivi chiari e di una pianificazione, di un piano d'azione. Cioè, talvolta il tempo a disposizione non viene investito, gestito in modo proficuo perché mancano proprio le basi per poter lavorare bene. Cioè, una buona attività di pianificazione, anche se apparentemente potrebbe sembrare dispendiosa, può sempre sembrare una perdita di tempo, in realtà può risultare invece significativa per ottimizzare i tempi e di conseguenza i risultati. Ad esempio, come abbiamo visto nella puntata precedente, classificare le attività in base all'importanza e all'urgenza e affidare alcune di queste attività oppure le attività che possono essere delegate ai nostri collaboratori, identificando chi può essere il collaboratore più idoneo per svolgere un certo tipo di attività, comporta sicuramente un miglioramento tangibile nella gestione del tempo. In tutto ciò, e anche per poter effettuare delle deleghe, per poter delegare un'attività, un lavoro di pianificazione è una condizione strettamente necessaria. Cioè, per affidare un compito io mi devo assicurare che alla base ci sia la consegna di un task, di un compito estremamente chiaro, dando tempi precisi per poterlo svolgere, gli strumenti necessari per portarlo a termine, e questa, diciamo, consapevolezza può derivare solo e unicamente da una pianificazione attenta e meticolosa. Delegare, in ogni caso, abbiamo visto, è fondamentale nella gestione di un'attività ed è un passaggio importantissimo, ma per fare questo è assolutamente importante avere dei collaboratori che siano in grado di recepire la delega, e quindi noi per primi dobbiamo fare in modo di garantire lo sviluppo delle competenze dei nostri collaboratori in modo da riuscire a renderli il più autonomi possibili, e oltre a ciò dobbiamo dare loro la fiducia necessaria
affinché loro possano sentirsi in grado e sentirsi supportati nel gestire autonomamente un incarico. Questo ci serve perché dobbiamo non incappare in quello che è un altro temibilissimo ladro di tempo, cioè l'essere multitasking. Iniziare mille attività differenti tante volte significa non riuscire a portarne a termine neanche una, o comunque, nella migliore delle ipotesi, non riuscire a portare a termine quella più importante, quella a cui strettamente dovremmo occuparci noi. Quindi bisogna allenarsi a mettere l'attività di cui ci si sta occupando al primo posto e a ruota a seguire tutte le altre richieste che ci pervengono e che ci possono generare delle distrazioni. Quindi sarebbe necessario iniziare un'attività e mantenere la concentrazione, il focus su questa attività e portarla a termine prima di iniziarne altre, insomma, per non trovarsi a portare avanti in contemporanea più attività. In tutto questo ci sono diversi strumenti sul mercato che consentono di pianificare le attività assegnando priorità, le scadenze, i ruoli. Si può usare anche banalmente un Excel o un foglio condiviso, poi ci sono i vari Asana, Jira, insomma ce ne sono diversi di software. Anche il software che abbiamo sviluppato noi è stato realizzato con questa logica. Quello che è indispensabile, a prescindere dallo strumento, è proprio l'obiettivo, è il metodo, cioè che dobbiamo mettere in piedi un'attività di pianificazione e che abbia questa attività un supporto comune, che venga gestito con uno strumento comune condiviso per poter essere efficace. Vi ringrazio per l'ascolto, vi aspetto al nostro prossimo incontro mensile su un altro aspetto del Lean Management, sempre qui, e nel frattempo vi rimando al nostro articolo I ladri di tempo interni su confcommerciovicenza.info.